Salve a tutti e bentornati a Pokémon Flora Sky. Allora, parte piena di novità. Iniziamo subito. Firebat adesso, se vedete, è una femmina. So che avevo catturato un Firebat maschio, ma ho dovuto sostituire il Darumaka con quest'altro perché il Darumaka maschio che avevo catturato nella scorsa parte aveva l'abilità Hustle, che aumenta l'attacco a discapito della precisione. E mi missava ogni cavolo di mossa, quindi ho preferito catturarne un altro. L'ho trovato femmina e mi sta anche bene, perché avere due maschi in squadra con una femmina mi sembra molto più equilibrato. L'abilità è Fuoco Dentro, che non fa tentennare il Pokémon. Natura Ardita, un attacco spaventoso. Ha imparato Fire Punch. E l'ho allenato solo fino a livello 22. So che avrei dovuto allenarlo molto di più. Questo qui l'ho catturato a livello 16, quindi l'ho fatto salire di 4-6 livelli. E adesso gli darò il condividi esperienza per allenarlo un altro po'. Comunque, non so se avete visto, ma ho un sacco di mail qui. Adesso vi spiego anche il perché. Un attimino, adesso fatemi dare il condividi esperienza a Firebat. Ok, ho tutte queste mail perché mi servivano per prendere alcune cose nel gioco. Inoltre ho anche preso la Moonstone. Dov'è? Qui. Perché molti di voi mi hanno consigliato dove prenderla, appunto. Per prenderla bisogna andare nella prima città, ovvero Small Town. Nel market vendono tutte le mail che vedete qui. Comprando una Shadow Mail, potete scambiarla con una bambina. Bambina o ragazza, non mi ricordo, che abita nella casa vicino al centro Pokémon di Puel City, e lei vi darà una Moonstone che ci servirà per far evolvere Nidorino. È il momento per Crown di diventare grande. Yeah! E adesso abbiamo un Nidoking. Molto bene, finalmente adesso abbiamo un Nidoking. Controlliamo le statistiche del piccolo Crown, che ora non è più tanto piccolo. Ha un buon attacco, e anche una buonissima difesa, e anche un'alta velocità. Molto bene, molto bene. Adesso, per gli allenamenti, direi che è il momento di far allenare un altro po' Deku. Poi mettiamo al secondo posto Crown. Firebat per adesso teniamolo dietro, tanto al condividi esperienza, quindi un po' salirà comunque. E iniziamo a visitare questa nuova città in cui siamo arrivati nella scorsa parte. Tra l'altro, oggi ho anche iniziato a registrare i nuovi video, le nuove serie, che spero di portarvi al più presto. Comunque arriveranno più o meno all'inizio del mese di aprile. Quindi ci saranno un sacco di novità importanti sul mio canale. Questa casa era abbastanza inutile. Comunque, la città nuova si chiama Tia City, già me l'ho scordato il nome. E sembra che nessuno ci dia niente qui. Che cosa brutta. Questa casa è vuota? Ah no, c'è un tipo con un Wingull. Salve. Ok. Questo dovrebbe essere il Mega Pokémon Market. Sì, per adesso non mi interessa però. Centro Pokémon. Ragazzina che ci parla delle poche bambole. Insomma, sì, siete molto utili qui. Pokémon Trainer Fan Club. Vediamo se qui dentro riusciamo ad ottenere qualcosa. Qui non c'è nessuno. Ok, bambina. Oh mio Dio. No, ci ho parlato di nuovo. Vai, anche con lui. Maledetto me che premo A come un dannato. Nemmeno qui ci dicono nulla di importante, che cavolo. Entriamo in questa casa. Niente. Questa città è così anonima, porca miseria. Qui c'è un porto, qualcosa del genere. Salve. Ok. Immagino che qui non possiamo ancora prendere la nave. Infatti. Questa città è veramente inutile, se così possiamo dire.
adesso tipo mi comparo il leggendario davanti e devo rimangiarmi tutto. Non credo che comunque succederà una cosa del genere. Continuiamo a visitare le case in attesa che qualcuno ci dia qualche strumento, non lo so. Ma c'è la palestra in questa città? Non so neanche questo. Però c'è una spiaggia lì e qui c'è un faro. Aspettate, magari qui c'è qualche strumento. No, non c'è nulla. Ok, devo capire come raggiungere quella spiaggia. Ah, ecco la palestra, perfetto. Ci dicono che il capopalestra di questa città si chiama Araji. Bene. Wow, che bella casa. Strana, ma bella. Oh, finalmente! MT44, che sarebbe? Sbadiglio? No, riposo, ok. Avevo letto yawn, quindi mi sembrava sbadiglio, dato che sbadiglio in inglese è yawn, almeno per quanto riguarda le MT. Ok. Inutile che vada a vedere il tipo della palestra, siamo in una città di mare, quindi sarà sicuramente di tipo acqua. Che succede? Oh! Salve, Mei. Prima lotta con il rivale? Lo sapevo, perfetto. Almeno succede qualcosa di interessante. Era ora. Deku contro Tylo non è che mi vada tanto a genio, però ci provo lo stesso. Ecco appunto, Wing Attack. Charmeleon, porca miseria. Tutti i Pokémon su cui sono svantaggiato. Vycrown. Usiamo Double Kick. Flame of Rage. Scary Face. Faccio una beccata così tanto per. E abbiamo sconfitto la rivale. Che cosa bella. Per la prima volta, tra l'altro. Sono. No, non è la prima volta. È la prima volta o no? Già mi sono scordato. Rendiamoci conto. Rendiamoci conto, mi sono già scordato. Oh sì, lo so che posso. Ecco, lo sapevo. Comunque ci ha detto che possiamo sfidare persone che abbiamo registrato nel Pokénav. Sì, lo farò sicuramente. Ora ti dispiace toglierti e. Oh, ci ha dato gli occhialoni. Così possiamo andare nel deserto, vi ricordate? Un paio di parti fa avevamo raggiunto tipo un deserto che non potevamo attraversare a causa della tempesta di sabbia. Adesso abbiamo gli occhialoni, quindi facile. Stavo dicendo, voglio vedere il tipo della. Che succede? Oh mio Dio! No, il Kecleon davanti alla palestra. Oh mio Dio, questa è una cosa abbastanza figa. Comunque, ecco, appunto. Io non mi sono neanche curato. Tirtuga! Bellissimo. Ok, almeno usano Pokémon di tipo acqua, quindi possiamo allenare il carissimo Deku. Timbur. Non dovrebbe essere un problema. Continuiamo a spammare Razor Leaf a meno che non l'ho missa. Perfetto. Abbiamo sconfitto il primo marinaio. Perché c'è ancora la musica dell'allenatore? Ah, ok. Iperpozione. Ci sono anche degli starmi. Tra l'altro non ho capito se. Perché possiamo camminare addosso agli starmi? Wow, ok. Non ho capito se queste sono conchiglie o sono degli shelder. Non ne ho idea. Questo dovrebbe essere un altro allenatore. Infatti lo è. E avrebbe tipo anche ruttato nel dialogo. Oddio, che schifo. Comunque. Ci manda sempre un Tirtuga. Ormai credo di non avere più dubbi sul fatto che il capopalestra di questa città sia di tipo acqua. Sarebbe un controsenso se non lo fosse. Comunque, qui non c'è nulla. Qui c'è una lotta in doppio da fare. Qui non c'è niente. Mi stavo inceppando. Lotta in doppio. Allora, Razor Leaf li colpisce tutti e due, quindi ok. Poi faccio un double kick su Dwebble.
Perfetto. Livello 31 per Deku. Livello 23 per Firebat. No, Pokénav no, ti prego. Ho già troppi contatti nel Pokénav. Bambino, affrontami. Ok, uno Shellos. Shellos 2, tra l'altro. Quindi Shellos 1 dovrebbe essere quello rosa. Bene. Uno Shellos sarebbe un Pokémon fighissimo da catturare perché mi piace tanto, veramente tanto. Anche Gastrodon. Altri allenatori ci sono? Pare di no. Ok. Bene, direi che il giro turistico della città è finito. Se non possiamo andare alla palestra, l'unica cosa che ci resta da fare è tornare indietro e andare nel deserto a questo punto, no? Credo proprio di sì. Questa casa non l'ho visitata, mi sa. O forse sì, è la casa del tipo che ci ha dato riposo. Bene. Direi che possiamo andare al deserto. Spero di star facendo la cosa giusta, perché se poi non dobbiamo andare nel deserto è un guaio. Intanto curami, donna. Ormai questa frase è già diventata famosa per questo let's play. Direi che abbiamo la prima citazione di questo let's play, ovvero curami, donna. Ogni qualvolta che entriamo nel centro Pokémon. Sì, lo so che la cosa è abbastanza maschilista. Però si scherza, state tranquilli, non vorrei offendere nessuna fan del canale. Dato che comunque qualche ragazza che mi segue c'è. Quindi nessuna offesa, solamente... non lo so, si scherza e basta. Ecco, mettiamola su questo punto. Un Mach, anzi un Grimer. Ecco, io che confondo anche i Pokémon. Allora, mettiamo il repellente? Mettiamo il repellente. Con tutte queste mail non si capisce più nulla. No, super repellente no perché è troppo. Mettiamo il repellente e basta. Un attimo, devo vedere una cosa. Allora, noi veniamo da Tias. Però a destra di Tias c'è Malias, ma si può raggiungere solamente con Surf, da quello che ho visto. Quindi dobbiamo tornare di nuovo più o meno verso... Sì, sulla Route J dobbiamo andare. Ce l'aveva detto la nostra rivale, quindi ascoltiamo il suo consiglio. Ormai questa via l'ho imparata a memoria per quante volte sono venuto qui ad allenare Firebat, perché sì, l'ho allenato qui, in quest'erba che vedete adesso. Mettiamo il super repellente però. Anzi no, il repellente basta. Non voglio fare sprechi. Prendiamo la pista ciclabile. Finisce il repellente. Ebbene, da che parte era il deserto? Se non sbaglio dobbiamo proprio tornare... No, aspetta, forse no. Devo un attimino ricordarmi, eh. No, da qui siamo venuti. Appunto, cosa sto facendo? Aspetta. Ecco, era qui sotto il deserto, ok, a posto. Dobbiamo curarci? No. Non dobbiamo curarci, perfetto. Ok, siamo nel deserto. Vediamo qui sopra cosa si trova. C'è uno strumento! Ultra Ball. Potrebbe essere utile se troviamo qualche Pokémon nuovo. Diciamo che per adesso sono con tre Pokémon e per ora mi va bene. Magari facciamo prima l'altra palestra e poi penseremo
ad un eventuale quarto Pokémon. Ci manda un Nidorino? Anche io un tempo lo avevo. Ma da oggi è diventato un cazzutissimo Nidoking. Sì, lo so che non è molto efficace, ma meglio di usare azione. Ora mi dovrebbe usare Dig, quindi lascio lui perché lui è quello che la sopporta di più. Se mettevo Firebat mi andava già KO, quindi... Tra l'altro i livelli dei Pokémon degli allenatori non sono così alti, 23, quindi potrei anche allenare Firebat. Ma prima voglio portare almeno Deku a livello 32. Porca miseria, smettila di usare Fossa. Oh, finalmente. Faccio un attimo una breve tappa a curarmi e Pokémon selvatico. Un Sandshrew. Tra l'altro qui possiamo anche incontrare dei selvatici, quindi se troviamo qualche Pokémon decente si potrebbe anche fare. Comunque si troverebbero solo Pokémon di tipo terra e abbiamo già Nidoking che è di tipo terra, quindi... Non lo so. Però se si potesse trovare un Sandile... Beh, sarei molto tentato dal prenderlo. Perché adoro Crocodile. E lo sapete. Ok. Sì, grazie. Grazie per avermi interrotto, Burmy G, che dovrebbe essere Burmy Ground. Bene, stavo dicendo, dopo aver fatto il primo allenatore, dopo aver esplorato la città e tutto quanto, direi che la prima parte si può interrompere qui. So che avrei potuto fare anche il deserto, ma il deserto lo vedo più come un capitolo a parte, quindi lo faremo nella prossima parte. Un saluto da Dlarz e finalmente da Nidoking. Oh, finalmente ce l'ho. E noi ci vediamo alla prossima parte in cui affronteremo tutto il deserto. Bye bye!